Sono felice ed emozionata di salutarvi dalla nostra sede, dalla nostra magnifica terrazza che presto tornerà ad essere la sede dei nostri eventi, delle nostre iniziative e dei nostri incontri. Stiamo aspettando che l'emergenza sanitaria, che ha modificato tanto le nostre vite e la nostra quotidianità, scemi progressivamente. Ma in attesa di quel momento abbiamo pensato di organizzare un tour virtuale da questa nostra magnifica terrazza. Un viaggio in cui verremo accompagnati dal professor Vittorio Maria De Bonis, grazie al supporto del nostro socio Uma Nativa e alla sua società Media Production. Un viaggio in due appuntamenti, ciascuno per ogni lato dell'affaccio dell'Associazione Civita. Iniziamo oggi con il lato visibile dalla parte destra della terrazza che va dal Vittoriano al Colosseo. Buona visione e a presto! Uno dei luoghi sicuramente più straordinari, più iconici e più folgoranti in cui poter ammirare a Roma la successione, l'incredibile stratificazione di stili dall'età repubblicana a quella imperiale, dal primo rinascimento sino all'alba dell'Ottocento, è sicuramente la magnifica terrazza di Civita. Proprio qui noi possiamo godere uno sguardo privilegiato in quello che è un incredibile panorama dei migliori stili della straordinaria cultura dell'urbe, in una successione di folgorante, di straordinaria qualità. E quello che noi vediamo ci permette esattamente di comprendere quanto nel Rinascimento e anche più tardi fosse dominante la frase che Raffaello aveva stabilito come ideale riappropriazione dell'antico. Aveva scritto Raffaello: rinasceremo moderni nella forma degli antichi. Ed ecco perché la straordinaria struttura alle mie spalle, il cosiddetto altare della patria, realizzato dall'architetto Giuseppe Sacconi a partire dal 1885 e concluso molto oltre la sua morte nel 1935, non è soltanto una celebrazione e una memoria del sovrano Vittorio Emanuele II, è in realtà il più incredibile omaggio mai realizzato all'Ara di Pergamo, uno dei più straordinari monumenti ellenistici che viene citato, ripreso, riadattato al meglio. Sembra quasi che il verbo della classicità rinasca dinanzi ai nostri occhi con incredibile perentorietà. Dobbiamo andare a Berlino a vedere la ricostruzione dell'Ara di Pergamo, ma quella che è alle mie spalle è la più straordinaria ripresa, la più puntuale e diretta ricostruzione di quella che fu la più incredibile, la più straordinaria, la più imponente delle memorie classiche. Ancora una volta l'Ottocento guardò alla più remota classicità, guardò a qualcosa di straordinario che sembrava essere una sorta di elaborazione di uomini in lode degli dei e di una straordinaria vittoria sui barbari galli d'origine celtica. Nella straordinaria piazza, l'ara incredibile dinanzi a noi sembra essere un omaggio immediato, rovente, sublime e straordinario alla migliore classicità. E adesso è il caso di andare ad ammirare le due straordinarie cupole delle chiese in apparenza gemelle che fanno da cornice alla colonna traiana. Alla mia sinistra, ma soprattutto alle mie spalle, abbiamo due delle più affascinanti cupole, più ancor che chiese, che fanno da cornice ideale alla colonna traiana. Una, in particolare, la chiesa di Santissima Maria di Loreto,
è una delle più sconcertanti, delle più singolari, delle più innovative, ma anche delle meno note, paradossalmente, cupole del tardo Rinascimento. La chiesa venne realizzata e rinnovata da un grande architetto, Antonio da San Gallo il Giovane, ma in realtà non fu lui l'autore della cupola. Antonio da San Gallo, il grande rivale di Michelangelo, muore prima che venga conclusa la cupola. E la cupola, beh, guardiamola con attenzione, indubbiamente singolare, suggestiva, presenta una spropositata parte alta, la cosiddetta lanterna o lanternina, che sembra quasi, come venne detto, una gabbia da grilli. In realtà, la cupola dovrebbe ricordarci qualcosa, sembra una miniaturizzazione quasi della cupola di San Pietro ed evidentemente chi l'ha realizzata deve avere negli occhi e nel cuore quell'incredibile creazione michelangiolesca. Certo, chi l'ha realizzata è una dei più valenti collaboratori e assistenti di Michelangelo Buonarroti, è un architetto valentissimo siciliano di Cefalù, Jacopo del Duca, che nel 1582 realizza un omaggio evidente ma anche una reinvenzione, mettendo in quella cupola di sapore, appunto michelangiolesco, una straordinaria delizia ulteriore che sembra quasi annunciare il barocco. Dall'altra parte, la chiesa del Santissimo Nome di Maria è stata in realtà realizzata in stile alla fine del 1600, addirittura all'alba del 700, da un architetto francese di Lione, Antoine de Rizé. Sembra in realtà gradevole, ma non pari alla straordinaria innovatività della chiesa di cui abbiamo appena parlato. Lo straordinario fondale scenografico, imponente e dominante, è rappresentato oggi come allora dalla magnifica colonna traiana, una straordinaria celebrazione delle vittorie dell'imperatore Traiano e parte fondamentale del complesso dei mercati traianei. Diventa una sorta di immagine iconica che deve mettere a rapporto la lontana classicità con il mondo cristiano che seppe riprendere gli stilemi e i caratteri del mondo imperiale. E per concludere, quella che è l'autentica icona della nostra straordinaria romanità. Nel bene e nel male, l'anfiteatro Flavio, più o meno iniziato nel 79 d.C., è una sorta di straordinaria, folgorante, magnifica, ma anche crudele, brutale, incredibilmente imponente cartolina del migliore o del peggiore mondo imperiale. Luoghi come questo erano chiamati spectacula, cioè luoghi nei quali guardare. Nell'anfiteatro Flavio, come nei 111 anfiteatri disseminati dell'impero intero romano, non era importante ascoltare, avere una magnifica acustica, come all'interno degli straordinari teatri greci. Era fondamentale guardare. Contrariamente alla nostra leggenda che tradizionalmente riguarda il Colosseo, i combattimenti tra gladiatori erano sovente cum missione. C'era la possibilità, cioè, di graziare o di salvare un valoroso gladiatore che aveva sempre dimostrato il proprio coraggio e la propria valentia, ma che, ferito o debilitato, in quel momento non poteva combattere fino alla morte dell'avversario. Il Colosseo, coperto da un incredibile velario che permetteva di essere utilizzato anche e soprattutto durante l'estate, diventò uno dei luoghi simbolo per la plebe, al punto che addirittura i primi senatori cristiani del periodo romano si rammaricavano, in quanto cristiani, di non poter assistere alle morti brutali del Colosseo.
diviso in combattimenti di uomini contro animali, animali contro animali, condannati a morte che venivano brutalmente esecutati in maniera scenografica, e poi finalmente combattimenti gladiatori. L'anfiteatro Flavio diventò la gola urlante, atroce, magnifica e terribile, dove fra le 50 e le 70.000 persone invocavano la morte o la gloria dei loro beniamini. Dunque il Colosseo fu letteralmente la più inquietante, la più affascinante, la più terribile, comunque la più sorprendente e scenografica cassa di risonanza del meglio, del peggio, delle ombre e delle luci, di quello che ancora oggi chiamiamo l'Impero di Roma.